Buonasera. 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 Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. La dottoressa Morelli. Che vedo aspettiamo il, il presidente siamo in anticipo buonasera a tutti buonasera a tutti Non riesco a riprendere la schermata, forse esco e rientro. Non mi riesce neanche questo. Ma io ti vedo e ti sento. Non eh, so sono, no, no, è no, un problema di schermata mia perché avevo, diciamo, iconizzato. Vediamo, se, mh, vediamo un attimo. Ecco, così no. Magari se disconnetti. E... Infatti, adesso provo a vedere eh, Ma non riesco a chiudere. Ecco, live meeting. Ah, ecco. Eh, infatti. Vabbè. Che pure, no? Di tradizione meridionale, la terza persona, eh, che ha anche un fascino, secondo me, eh, il voi comunque. Fascino spagnolesco. Sì, sì. Da noi ancora si usa dare del voi. la fa? Io ci sono. Ah. ah allora. Non eravate preoccupati, no? Assolutamente no, anche perché sei di una puntualità, anzi, sei in anticipo. Tutto bene? Sì, tu come stai Claudia? Dai, resistenti. Resistenti. Ciao Vinicio, ben trovato. Ciao, ciao. Come stai? Bene. Dunque, non so se può essere, diciamo, significativo, ma siamo a 138 partecipanti, quindi salutiamo. Tutti quelli che ci hanno raggiunto, bentrovati, spero tutto bene. Se Sono qui, evidentemente va bene, magari va male dopo aver assistito al webinar. Lo chiederemo alla fine se li avremmo risollevati. Ci auguriamo di sì, dai, è un... No, ma cioè una conversazione che speriamo piacevole, oltre che utile. Presidente, inizia lei? Inizi tu? Inizio io alle, alle 16, ho cominciato prima. Ah. No, no, aspettiamo alle 16. Ah, va. ok, ok, ok. Facciamo un po' come il treno che parte prima eh, <ride> e lascia a terra. <ride> una iperpen... Puntualità. Beh, ho appena. Sono reduce da un convegno di, che abbiamo fatto quattro ordini, Roma, Milano, Napoli e Palermo. Ah, sì, sì, avevo letto. Sì, e no, e devo dire che l'ha organizzato Roma, dove c'è un avvocato consigliere Pontecorvo, che conosciamo tutti, che guarda una precisione. Cioè, scandiva il tempo, mancano nove minuti, mancano sei minuti, manca un minuto e ventinove. No, ma uno degli effetti positivi di questi webinar, per il resto siamo tutti abbastanza saturi diciamo, è il fatto che è stato cancellato il quarto d'ora accademico sì, o simile. Sì, sì è stato abolito ma proprio automaticamente e quindi questa è una grande conquista storica secondo me poi vediamo che succederà appena speriamo presto ci saremo liberati di questo ma secondo me resterà eh. Eh, io lo vedo negli incontri tra i colleghi ci si incontra eh, con tra colleghi di tutte le parti d'italia con frequenza e devo dire anche con una puntualità e con un eh, rispetto dei tempi svizzero che in genere nelle riunioni, così di si svacca sempre un po', soprattutto tra colleghi che ti incontri, mangi, fai. Permesso un attimo che mi squilla il. tempo. No,

C'è un partecipante che lamenta che non riesce a sentire bene. Sarà un problema di connessione? Eh, ma avrà un problema lui. Forse deve vedere l'impostazione dell'audio. Spesso cambiano da, da piattaforma a piattaforma. Perché tra di noi queste voci per ora ci sentiamo benissimo, mi pare. Eh sì, sì. sì, sì. No, io vedo che ci sono alcune piattaforme che ti, che ti mandano su un altro microfono, su un'altra periferica uh -huh. audio. se questo. Quando finisce Claudio partiamo. Eh, signori, partiamo? Ah, come volete, certo, siamo, ci hanno raggiunto ancora, siamo in 156. 156, direi che possiamo partire, poi chi, chi arriverà correrà per prendere, attaccarsi all'ultimo vagone, come nei film western, e, <ride> mh, per l'assalto alla dirigenza. E qui l'assalto è a un uh, treno di quelli supersonici eh, di cui parlavamo prima, ma è come se come dire, si fossero rotte le reti, le reti ferroviarie e fossimo tornati alle, locomot alle locomotive. Quindi adesso c'è questa situazione un po' strana. Perché dico questo? Perché l'occasione è il libro che ha pubblicato... Eh, Amedea Santasuoso che è con noi, che è il relatore eh, della, di questo nostro convegno e eh, io e Claudio Morelli faremo un po' da sparring partner sarà Claudia che farà mm. da moder moderatrice io come avete visto sulla Locandina dovevo portare i saluti dell'ordine di Milano e eh, poi dopodiché mi allargo un attimo perché Andrea Del Corno <coughs> ha avuto qualche problema e non può essere, non può essere presente e, eh, treno supersonico locomotiva, perché dico questo? Dico perché prima del Covid ehm, era un, anche un programma dell'Ordine di dell Milano, eravamo partiti con grande entusiasmo per parlare di questi temi, intelligenza artificiale diritto e quindi eh, tutto ciò che c'è dentro, blockchain, smart working, eccetera, eccetera. Perché le grandi le tecnologie dell'intelligenza artificiale sono una grande opportunità per il diritto. E, mh, dopodiché eh, è arrivato il COVID e ci siamo dovuti arrangiare per gestire l'esistente. Eh, non è un problema esistenziale questo che vi pongo, ma è che in un certo senso abbiamo toccato con mano. La differenza che c'è tra il, il paese reale e il paese ideale, o forse il paese reale è quello che è il paese ideale, perché in realtà nel mondo, nel paese reale, c'è già l'intelligenza artificiale, blockchain, e smart working, eccetera, eccetera. Si sente poco? Si sente poco? Pare allora, sì, segnalano alcuni, se magari riesco ad alzare la voce. Sì, d'accordo. Eh, quindi dicevo, eh, nel, nel paese reale c'è già questo. Si è abbassato il livello del il microfono. L'ha fatto l'intelligenza artificiale del mio computer, adesso l'ha alzato con la forza manuale. Eh, mentre è, è, è il paese, diciamo, è il paese è quello del, dello Stato, quello che governa la giustizia, la giustizia. Pubblica, diciamo così, che arranca tantissimo. Sappiamo, quindi, in un certo senso, volevamo fare e facevamo i, conti, i convegni sulla blockchain. Adesso eh, ci rendiamo conto di quanto sia difficile fare un'attività da un punto di vista eh, tecnologico banale che è passare dalla PEC, che è una cosa un po' antiquata, come sappiamo ha una piattaforma digitale dove l'atto nativo digitale si deposita e si preleva, e allora come dire, il, artificiale, il convegno sull'intelligenza artificiale sulla blockchain potrebbe sembrarlo un lusso. In realtà non è un lusso perché non dobbiamo dimenticare che anche se molti di noi, perché poi tanti avvocati non lo fanno, e entrano ogni giorno per lavorare nei tribunali che hanno un, un, loro, un loro passo che peraltro il dottor Santosso conosce benissimo perché da magistrato se ne è sempre occupato in un certo senso e anzi quando è andato in pensione ci è venuto a mancare e poi in realtà ci sono tanti avvocati che fanno gli avvocati e che si confrontano con le grandi aziende con tutto il mondo che invece con queste cose si, ci, 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 ci vive e quindi gli studi si dotano di questi strumenti e se ne parla in questo libro se ne parla sulla scia anche di esperienze anglosassone ma non solo perché sono esperienze ormai anche che conoscono gli studi, gli studi italiani e, io credo che noi che dobbiamo continuare a pensare alle linee guida al processo civile telematico, al portale del penale che è appena stato ha trovato appena una, un battesimo normativo col decreto legge ristori, ma che in questi giorni stiamo andando a provare e insomma, pare che non funzioni, però non lo dico per fare la lagna, sicuramente funzionerà, ma solo per dire quanto poi sia difficile nel mondo della burocrazia eh, giudiziaria applicare queste cose, eh, io credo che comunque l'occhio sul, sul paese ideale, che poi è il paese reale, dobbiamo sempre mantenerlo perché poi non ci dobbiamo avvilire nelle pastoie, nelle pastoie burocratiche. Da questo punto di vista, eh, credo che noi dobbiamo superare, dico una banalità, noi avvocati dobbiamo superare, non solo gli avvocati, anche i magistrati, dobbiamo superare una paura ancestrale verso l'idea del giudice Robot, una paura ancestrale che si lega anche a certi criteri che si sono affermati non solo nella giurisprudenza, ma anche nell'elaborazione dottrinaria, se si vuole, di, di prevedibilità della decisione, eccetera che sembrano portare verso la famosa giustizia predittiva o comunque per quell'apparato regolamentativo della decisione eh, che mh, fa pensare che si possa riprodurre all'interno di un algoritmo e che quindi appunto si possa verificare quella realtà distopica che spaventa molto avvocati e magistrati e della, della macchina che sostituisce, mettendogli dentro i dati, e non solo il giudice alla fine, ma anche l'avvocato nel suo percorso. Io credo, e non lo dico perché come dire, mi voglio auto, autoconsolare, ma perché lo credo, perché so come sono i giudizi, come lo sappiamo tutti quelli che facciamo gli avvocati e i magistrati, che poi i giudizi sono fatti di razionalità, ma sono fatti anche di compenetrazione, di immedesimazione. Di empatia, e questo eh, ovviamente. Quindi ci sarà sempre una parte eh, di carne e ossa eh, nella, nel percorso eh, che porta alla decisione. Eh, quindi saluto a tutti da parte del, dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Eh, nonostante, appunto, sbattiamo ogni giorno il muso contro piattaforme più o meno. Avventurose eh, abbiamo sempre il pensiero lì, oltre l'ostacolo. Al di là della siepe, come diceva come diceva il poeta, al di là della siepe c'è eh, quello che ci racconta il dottor Santasuosso e passo la parola a Claudia Morelli ringraziandola. Grazie, grazie Presidente, grazie al Consiglio dell'Ordine di Milano e anche alla scuola di formazione per questo, diciamo, evento che ci permette, però. Eh, anche di affrontare l'oggi, forse in maniera più consapevole, perché eh, da un certo punto di vista il futuro, ehm, come dire, inizia dall'oggi. Soprattutto perché oggi ci siamo dovuti confrontare con le nuove tecnologie, con queste benedette piattaforme, con un sistema di processo telematico che. Ehm, ha dato una prova di sé claudicante in questo contesto emergenziale, però ci ha anche fatto vedere che eh, se eh, l'apparato amministrativo burocratico organizza bene un certo tipo di servizio, tante attività, grazie alla telematica, all'informatica, si possono svolgere sempre prevedendo però garanzie adeguate a livello costituzionale raggiunto dal nostro paese e comunque dalla civiltà giuridica europea. Quindi ehm, pensare oggi all'intelligenza artificiale proprio in questo contesto ci aiuta anche ad affrontare, dovrebbe aiutare anche, poi in questo anche Amedeo ci potrà dire qualcosa, però potrebbe aiutarci anche forse a impostare oggi, visto che siamo alle prime battute anche nel processo penale, a impostare oggi un lavoro che poi ci ritroveremo uh, in un secondo momento, cioè nella fase 2 della, dello sviluppo tecnologico applicato al diritto. Perché dico questo? Dico questo perché il tema dell'intelligenza artificiale uh, a livello europeo e vedremo anche a livello italiano non è un tema del futuro. La Commissione europea ha già annunciato per inizio 2021 un regolamento che disciplinerà gli algoritmi che verranno poi eh, progettati, progettati dalle aziende e utilizzati in comparti che poi vedremo quali siano. Quindi l'Unione europea, oltretutto, ha stanziato risorse ingenti per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, riconoscendone i vantaggi. L'Unione Europea ha già approvato una eh, diciamo carta etica dell'intelligenza artificiale, e approverà questo regolamento e il Parlamento europeo ha appena costituito una Commissione parlamentare autonoma, separata, diciamo, cioè con eh, motu proprio, diciamo, a prescindere dal lavoro che farà la Commissione proprio per seguire il lavoro diciamo, del governo europeo. Eh, in modo da garantire quei principi fondanti della, delle civiltà costituzionali no? eh, dei paesi europei che sono la sicurezza, la trasparenza, il divieto di discriminazione, eh, il diritto della parte al ricorso, la tutela dei dati personali, la privacy. Quindi in realtà eh, forse eh, il libro di Amedeo eh, ci porta proprio in media res. Ci porta in media res perché da qui al eh, prossimo anno l'Unione Europea adotterà delle decisioni e quindi gli stati membri saranno poi costretti a fare i conti con le decisioni che verranno adottate. Quindi parlare di intelligenza artificiale oggi ci aiuta perché, da una parte, l'Italia sta costruendo un sistema di giustizia, diciamo. <ride> um, update, sta tentando di eh, fare appello alle nuove tecnologie per organizzare un servizio che renda giustizia con tutti i limiti che conosciamo. E nel contempo l'Unione Europea sta spingendo molto perché l'Europa eh, ehm, faccia propria una strada propria anche di rispetto della rule of law nell'applicazione delle nuove tecnologie al mondo economico, al mondo sociale, al mondo del lavoro e al mondo della giustizia. Abbiamo anche un programma quinquennale europeo sulla giustizia digitale, quindi indubbiamente le determinazioni che verranno prese dalla Commissione europea sull'algoritmo avranno un impatto sui sistemi giudiziari nazionali. Um, il libro di Amedeo ha anche un'attualità perché eh, ci sono già eh, corti d'appello e eh, tribunali in Italia che stanno studiando delle applicazioni di intelligenza artificiale. Eh, Brescia, Milano sulla, eh, sulla, eh, sulle decisioni in materia di concorrenza, quindi antitrust, eh, Ravenna, eh, Firenze, eh, in tutte queste sedi gli uffici giudiziari in collegamento con l'università stanno provando a verificare come creare dei progetti di intelligenza artificiale o applicati al management del workflow, quindi per efficientare il processo, oppure addirittura per, eh, come dire, ehm, impostare una banca dati da cui trarre insights anche di certi contenziosi. Per ora questa cosa riguarda soltanto a Firenze, riguarda la mediazione civile, eh, a Milano riguarda eh, le cause commerciali, quindi ci sono questi tentativi. Veniamo quindi ehm, al libro di Amedeo, che tutti abbiamo letto: Intelligenza artificiale e diritto, perché le tecnologie di intelligenza artificiale sono una grande opportunità per il diritto. A questo punto la parola va all'autore, a cui chiedo: a tuo avviso, a che punto siamo eh, diciamo con lo studio italiano dell'intelligenza artificiale applicata al diritto? Buonasera a tutti, grazie del, di questa bella opportunità. Siamo a un punto che si può sintetizzare nel... Nella parola opportunità, che è nel, eh, nel titolo del, del, del mio libro, opportunità non vuol dire certezza che le cose vadano male, non vuol dire certezza che le cose vadano bene. Abbiamo delle carte che si possono giocare e eh, è molto grave che, pur avendo queste carte da un po' di, di tempo, vengano usate poco eh, e male. Eh, allora, Intanto la distinzione perché per esempio il diritto penale, le applicazioni del diritto penale eh, di tecnologie avanzate hanno poco spazio anche nel mio libro ma anche nella riflessione eh, in generale. Ora c'è qualche tentativo che si apre. E eh beh, perché la digitalizzazione del eh, nel processo penale a un certo punto si è bloccata per motivi ideologici, lo scontro tra la prospettiva del eh, pubblico ministero in un modo o nell'altro, sappiamo lo scontro degli anni passati, che era uno scontro politico chiaramente, però era uno scontro con forti implicazioni istituzionali. Sta di fatto che a un certo punto si è, si è bloccato tutto e infatti ora sta ripartendo la digitalizzazione del, del processo penale, ma malamente, cioè bisogna dire la verità, perché il mitico TAP, che significa eh, convertire gli atti in eh, formato PDF, non è la digitalizzazione, non è la strada giusta, può essere qualcosa che può funzionare per un periodo intermedio, ma è un vicolo cieco, bisogna dirlo chiaramente. Il processo civile telematico è molto più avanti. E tanto più avanti che dovrebbe essere riscritto completamente, <ride> nel, nel senso che dopo un'esperienza di quasi vent'anni e eh, con applicazione estesa, eh, non ha senso che eh, si basi tutto sulla posta elettronica certificata, la, mit la mitica PEC, ma lo sanno benissimo, benissimo anche al Ministero, non è che infatti c'è eh, allo studio la possibilità di, di ricorrere a cose eh, diverse. Nello stesso tempo, laddove funziona il, ehm, il digitale, perché parliamo, poi bisogna, diciamo una banalità velocissima così ce la togliamo di torno, cioè digitale non equivale a intelligenza artificiale. Nei tribunali italiani, da nessuna parte, che io sappia, poi se lo fanno a nottetempo non lo so, ma da nessuna parte c'è intelligenza artificiale all'opera, ai fini della decisione. Ecco, ci sono processi più o meno avanzati di digitalizzazione, che significa non usare la carta o usarla solamente per stampare cose che sono già in formato uh, digitale. Ecco. E, allora, beh, si producono documenti in formato digitale accettabile, le sentenze, le ordinanze, i provvedimenti civili, gli atti degli avvocati, eccetera. E dove finiscono? Dove finiscono questi atti? Ecco. Questo, fi finiscono in una terra di nessuno, cioè attualmente sono eh, archiviati negli uffici decentrati del Ministero, negli uffici Cisia, esistenti a livello eh, di, eh, di corte d'appello, e eh, sono lì, sono lì che sono oggetto di desiderio intensissimo da parte di eh, case editrici private che vorrebbero la lavorarci su, eh, ma anche legittimamente anche legittimamente, però è grave che l'organizzazione dello Stato, il Ministero della Giustizia, non, non mostri di rendersi conto operativamente del fatto di avere tra le mani eh, oro, eh, oro zecchino, cioè i dati che sono il, la ricchezza del, del futuro. Qui un, un accenno... Eh, Rapido a una stranezza eh, italiana. Allora, i dati che fornivi tu, Claudia, sulle esperienze sparse nei, in alcune sedi, Ehm, italiane sono dati che sono stati raccolti in una rilevazione fatta dalla commissione europea è un rapporto di 400 pagine che non è un vero e proprio rapporto ma raccoglie un'indagine fatta nei diversi paesi e sapete cosa viene fuori da uno sguardo sommario perché è, è uscito due o tre settimane fa questo rapporto e 400 pagine ammazzano un cavallo ma ehm, viene fuori che l'italia è, è uno dei paesi più ricchi di iniziative ed è uno dei paesi più disorganizzati. Cioè, questo mi direte niente di nuovo sotto il sole, però è, è un, un dato che è bene sapere. Ora, però bisogna, eh, non bisogna aspettarsi che l'innovazione eh, diciamo a, a livello proprio di ricerca di soluzioni nuove, di ricerca di in che senso non solo le, la digitalizzazione, ma l'utilizzo dell'intelligenza artificiale può essere utile non è una cosa che può fare il Ministero della Giustizia. Questo bisogna essere molto chiari. Il Ministero della Giustizia e la Direzione Generale dei Servizi Informatici ha un compito istituzionale molto preciso, cioè fornire le attrezzature agli uffici giudiziari da un punto di vista sia amministrativo sia del personale giudicante e quindi deve fornire dai computer le reti, le connessioni, il data warehouse e, e, e via dicendo, cioè tutto quell'impianto tecnologico sul quale viaggiano le informazioni. E quindi deve fornire anche una rete che sia sufficientemente autonoma, anche rispetto a, al fatto di avvalersi di reti private o di piattaforme private, come sono, ora qui siamo in una sede culturale, di scambio di formazione culturale, nessun problema, ma che attività giudiziarie debbano essere svolte su piattaforme private, avente sede all'estero, qui nessuno può sospettare che Amedeo Santosuoso sia un patriota, un sciovinista, eccetera, però ci sono cose che sono pubbliche e devono essere pubbliche. Okay. queste sono cose che deve fare il governo, il ministero della giustizia, la direzione generale servizi informatici e automazione. Ma se passiamo al discorso vero dell'intelligenza artificiale, cosa ci possiamo fare noi con questi dati? Qual è la conoscenza che noi possiamo estrarre da questa grande quantità di atti giudiziari, di sentenze? Ma di dare risposta. Ti fermo Come? un attimo. Prima di, di, di ascoltare la tua risposta sì. fermo per chiederti questo. Um, eh, non è detto che noi tutti comprendiamo che cosa significa digitalizzare un provvedimento in modo che sia utile, cioè un provvedimento giudiziario in modo che sia utile allo sviluppo delle nuove tecnologie applicate al diritto. Mi spiego: parlavamo di PDF, però a me il tuo libro. Tu poni proprio la questione di una produzione di documenti di buona qualità informatica. Questo è essenziale, va, va sottolineato questo. Perché? Cos'è che è, allora, sarebbe importante realizzare oggi? Perfetto. Allora, eh, la ehm, Corte Europea dei Diritti dell'uomo è la, la sede giudiziaria sovranazionale che conosciamo tutti quanti, sulla quale è basato uno degli studi più avanzati, uno dei pochi studi di vera e propria intelligenza artificiale che significa estrazione di conoscenza e quindi anche di prevedibilità delle, delle decisioni. E perché la, la Corte europea dei diritti dell'uomo eh, uh, si presta a questa cosa? Perché la Corte europea ha una... Eh, regola, la Rule 74, la regola 74, che dice come devono essere strutturati gli atti di chi propone il, il giudizio e come devono essere strutturate le sentenze. Questo ha reso possibile uno studio particolarmente utile e, eh, e avanzato. Eh, scusate un attimo, siccome qui con eh, Zoom e co siamo in contesti domestici o comunque non professionali, c'è un rumore di cui mi devo liberare un attimo. Scusate. Torniamo a noi. <ride> Torniamo a noi, presidente Nardo. Ma... Scusami, posso dire una cosa su quello che ha detto Medeo Santos? Certo. Lui ha parlato, del, ha parlato della PEC, che è un. Io sono, devo dire, abbastanza critico nei confronti del Ministero. Eh, vabbè, poi glielo dico. Ecco. Scusa, sì, mi, sono in, mi sono inserito bravo, carta bravo, per grazie, riempire bravo. il tuo vuoto. No, stavo dicendo che sul discorso PEC, ehm, eh, lo stato dell'arte è questo: eh, noi abbiamo fatto degli incontri dico, come capi degli uffici eh, con il DOG, che, dottoressa Fabrini, Cataldo, Pizia, eccetera, eccetera. Eh, L'indirizzo era ai mesi, nei mesi di aprile, maggio, eccetera. Era quello di dire dateci la PEC, non vi diamo le PEC. Quindi il, gli uffici chiedevano di avere indirizzi PEC, il ministero diceva: non vi diamo la PEC perché la MEC è una cosa del passato, e bisogna andare sulle piattaforme digitali. Dove sono le piattaforme digitali? Arriveranno benissimo. Intanto io ricordo uno scambio tra un presidente di un tribunale del nord è appunto uno di questi funzionari del, del DOG, dove il presidente di fronte a questo discorso che io condividevo perché io sono son d'accordo che bisognerebbe, come ha detto Amedeo, superare la PEC e andare sul digitale, poi con i formati nativi, eccetera, eccetera, lasciamo perdere. Però quel presidente del tribunale disse, eh, guardate. Noi eh, abbiamo fatto le cose, manda abbiamo mandato avanti il, la giustizia con le PEC, anzi vi dirò di più, in molti casi l'abbiamo mandato avanti facendo protocolli sulle poste elettroniche ordinarie. E, adesso siamo nella stessa situazione e, e quando si parla eh, è vero che ci sono steccati ideologici, come ha detto... Amedeo Santosuosso, ehm, che io credo stanno già cominciando a passare e passeranno. Eh, è vero anche che ci sono tanti alibi, perché, ad esempio, sul penale, eh, dal, dallo steccato ideologico, che era un comodo alibi perché erano avvocati e magistrati che litigavano e che non volevano, a un certo punto si è capito che invece questa cosa era caduta perché col covid insomma dobbiamo andare avanti e in un certo senso abbiamo anche capito perché una cosa come questa che stiamo facendo a febbraio non l'avremmo mai neanche lontanamente immaginata, allora si è cominciato a parlare di esigenza di sicurezza nazionale segrete esigenze di sicurezza nazionale. Eh, si è parlato così quando, se vi ricordate, a marzo si dice, si disse tutti su Teams, privato, straniero, eccetera, eccetera. Prego. Sì, eh, ci sarebbe molto da dire, okay. Presidente, però mh, invito Amedeo a finire... Sì, diciamo, completo, completo quel allora quello... Su... Sì. sì eh, allora, il discorso è che... E noi oggi siamo a, a un bivio. Allora, il bivio è, è questo. Da un lato abbiamo già tantissimo materiale presso i, i Cisia che potrebbe essere utilizzato attraverso prima un lavoro di sistemazione e pulitura perché sono dati in buona parte non strutturati. I dati sui quali si lavora bene da un punto di vista tecnico sono i cosiddetti dati strutturati. Ora non stiamo a definire, ma... Diciamo che la sentenza standard oggi che viene depositata nel processo civile telematico non contiene dati strutturati o contiene una piccola dose di dati strutturati e per il resto sono testi in linguaggio naturale, ma sono testi sui quali comunque con tecnologie di intelligenza artificiale vera e propria, machine learning, deep learning e via dicendo, è possibile fare delle cose ed è assolutamente colpevole diciamo, il fatto che non si cominci a fare queste cose in modo strutturato. Nello stesso tempo bisogna guardare al futuro, perché non possiamo continuare a utilizzare questi, questi formati simil world e, e, e accumuliamo dati che poi non ci possono dare tutto il bene che potrebbero darci. E bisogna creare la rule 74, per la giustizia italiana. Questa è una proposta alla quale st stiamo lavorando nel gruppettino di ricerca dell'Università di Pavia, dove eh, c'è la mia base accademica, diciamo. E allora, beh, bisogna avere questo doppio orizzonte. Siamo in una situazione che in alcuni momenti ci appare primordiale, no? quella che accennava eh, prima all'inizio, in apertura. Eh, eh, il presidente Nardo, eh, eh, perché ogni tanto sembra che non funziona niente, non si riesce a fare niente, eccetera. Nello stesso tempo, stiamo facendo delle cose che, se ci compariamo agli altri stati, perché poi bisogna eh, anche cercare di stare attenti a non cadere nel vizietto italiano di piangerci eh, addosso, non siamo gli ultimi, l'ultimo vagone dell'Europa e, e del mondo. E, e quindi stiamo facendo e abbiamo fatto un sacco di, di cose che possono fruttare ancora, ma nello stesso tempo bisogna aprire il cantiere del futuro. E, e, è improcrastinabile, anche per tutti i riferimenti europei che facevi tu prima, Claudia. E allora, su questo, dico solo una parola, poi è giusto che eh, partano le tue sollecitazioni, Claudia. Su, su questo, bisogna dire che il Ministero della Giustizia da solo non ce la può fare perché non ha il background culturale, cioè non è suo mestiere quello di fare ricerca e progettazione nell'ambito dell'estrazione della conoscenza con tecnologie di, di intelligenza artificiale. Perché, come dicevo prima, il Ministero deve garantire altre cose, cioè il funzionamento delle reti e, e tutte le cose che sappiamo bene. Nello stesso tempo anche il Consiglio Superiore della Magistratura. Cioè deve fare il suo mistero di Consiglio Superiore della Magistratura. Allora va bene che il Consiglio Superiore si ponga anche questo tipo di problemi. Per esempio c'è il gruppo STO, eh, che è un gruppo costituito presso il Consiglio Superiore che sta lavorando a un livello assolutamente primordiale, ma meglio poco che cominci piuttosto che, che nulla, sui modelli di atti, quelli che io chiamo la Rule 74 per la, la giustizia eh, italiana. Però alla fine di tutto questa attività all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura non è considerata e perché non è il cuore dell'attività del Consiglio Superiore della Magistratura. Tant'è vero che quando il Consiglio Superiore nella scorsa consigliatura si è imbarcato in un progetto in combinazione con il centro di elaborazione dati della Cassazione, che comunque anche quella è un'istituzione meritoria, però un impianto assolutamente tradizionale, ha prodotto un progetto vecchio prima ancora che cominciasse. Allora questo per dire cosa? È necessario che da parte dell'università, ma non l'università genericamente, in Italia i centri nei quali si fa ricerca di intelligenza artificiale sono 4, 5, 6, 6 e mezzo. Cioè, non sono tantissimi. Cioè, l'intelligenza artificiale applicata al diritto. Eh? Attenzione, non, non parlo di intelligenza artificiale in generale. Bisogna, bisognerebbe trovare la, la forza da, da parte di chi di dovere. Di costruire un progetto di, eh, di ricerca d'avanguardia nel campo di intelligenza artificiale e diritto in collaborazione con il, il Ministero, il Consiglio Superiore, gli uffici giudiziari, gli ordini degli avvocati, eccetera. Però il motore di conoscenza è necessariamente in quelle poche sedi universitarie dove si fa della ricerca a livello internazionale, e via, via dicendo, eh, su, su questo una richiesta formale che esce da questo eh, evento. Consideriamola anche così. Perché eh, Presidente Nardo, lei lo vedrebbe bene. Quello che si può notare effettivamente è una forma di autoreferenzialità del dominio giustizia, no? che eh, risolve tutto al suo interno, mentre oggi, per esempio, eh, si stanno costituendo no? tanti hub in cui eh, si cerca di unire eh, la ricerca con il, il mondo produttivo, cioè questo è un punto di strategia, diciamo, industriale del governo oggi unire gli attori economici produttivi con la ricerca applicata. Questo si può fare nella giustizia, si potrebbe fare? No, allora si dovrebbe fare, io non voglio fare discorsi pessimisti perché non mi appartengono e, e già ho, fa, ho fatto una premessa che potrebbe farmi collocare tra quelli eh, lamentosi e non sono io sono perfettamente d'accordo e faccio mia la richiesta che è venuta fuori adesso dalle, dalle, dalle parole del uh, dottor Santasuosso, il professor Santasuoso e credo che si debba eh, mettere come motori chi è detentore del, non solo del sapere, ma anche di un'esperienza di sperimentazione e, e, di, e di elaborazione di idee su queste cose. Però la risposta te la sei dato tu. La risposta è nella parola autoreferenzialità. Questo è il grosso guaio della, del mondo della giustizia, che è, un, che è un guaio che comincia dal manager. Noi abbiamo dei palazzi di giustizia, questo di Milano è uno, ma a Napoli è la stessa cosa, Roma è la stessa cosa. Che, francamente, un manager attrezzato che ha studiato quelle, che ha una forte esperienza di gestione di, di sistemi complessi, affaticherebbe a gestire. E, ed è affidato, noi facciamo la conferenza permanente, nessuno là è nato imparato, come, come, si, come dicono a Napoli. E si aggiunga che l'interfaccia ministeriale è un'interfaccia che ha un cuscino. Che è, eh, intermedio che è dato dai capi io ho citato capi del dog eh, la stessa eh, chi è a capo dell'articolazione eh, del, dell'informatica eccetera sono tutti magistrati sono magistrati che entrano e poi usciranno questo sono persone io le ho viste all'opera e deve, devo dire che sono persone che si sbattono, sicuramente sono in grado di capire quello che stiamo dicendo è forse di pensare cose molto migliori di quello che penso, che penso io. Però ehm, sono in quella bolla osmotica che si, che si colloca tra, una, eh, una, tra il governo e un'articolazione periferica, eh, ma non crea dualità. È... Ecco, posso dire una cosa all'inizio? Se, secondo me, immaginando qualcosa che possa sbloccare un po' questa situazione, cioè alla fine, noi abbiamo nella storia italiana e nella storia in particolare milanese una eh, esperienza importante. Cioè, se non ci fosse stata, ora non lo dico perché sono in casa, eh, in casa vostra come, come avvocati, ma è un fatto notorio. Cioè se non ci fosse stata la collaborazione, la spinta, la disponibilità dell'Ordine degli Avvocati di Milano, il processo civile telematico, bello o brutto che sia, ma non sarebbe arrivato al punto in cui, in cui è. Ecco. Allora, a questo punto, siccome per esempio l'avvocatura ha una quantità di esperienze eh, nel campo della eh, digitalizzazione avanzata e dell'intelligenza eh, artificiale, che è notevolissima, cioè i grandi studi... Sono, uh, viaggiano a velocità stratosferica. Ma anche però, loro hanno qualche difficoltà, eh? Sì, ma loro hanno la difficoltà che alla fine, per grandi che siano, hanno pochi dati. Questa, secondo me, è la mia, è la mia diagnosi. È anche proprio a gestire queste piattaforme che, che nascono in altri paesi. E c'è anche questo, perché c'è il problema eh, del, della eh, lingua, eccetera. No, però eh. ora, giusto per completare il quadro dell'avvocatura, però poi ci sono. Tante piccole iniziative, cioè il quadro del eh, mondo del, degli avvocati eh, oggi è molto diverso rispetto a quello di cinque anni fa. Non ne parliamo di dieci anni fa. Ecco allora. Ci vorrebbe veramente una spinta, mentre chiaramente ci sono i problemi, facciamo l'udienza telematica, non la facciamo, come la facciamo, eccetera, che vanno fronteggiati. Se uno vuole alzare un attimo lo sguardo mentre porta palla, per dirla con gergo calcistico, bisognerebbe pensare a una cosa che riveda un protagonismo anche dell'avvocatura. Della Ecco, che non sia semplicemente andare a fare una riunione al ministero, va benissimo eh, non, un apporto eh, di studio propositivo, un apporto di amaro una, una, una cosa un pochettino certo. più una cosa un pochettino che guarda più lontano stando certo. con i piedi per terra eh, però, che un noi abbiamo cercato di replicare quella e io credo fa, abbiamo fatto anche tutto un servizio intervistando chi si era occupato allora gli avvocati, Paolo Lessi eccetera eccetera per fare il paragone con adesso eh, io credo che la differenza io non l'ho vissuta l'ho vissuta da esterno quella cosa anche perché non sono civilista io credo che la differenza fosse che allora l'interfaccia pubblica era più sprovvista era proprio più indietro e quindi eh, gli avvocati e i magistrati di Milano e eh, Sant'Assusto ne faceva parte son, si sono potuti spingere molto, molto in là Adesso non è facile spingersi là, però io ad esempio dico, eh, eh, l'Ordine di Milano, come molti sapranno, eh, destina molte somme, somme cospicue, che sono andate un po' scemando negli ultimi anni, per dare del personale in aiuto. Della... Adesso è scaduto il contratto con, quest, con questa agenzia interinale, noi vogliamo fare dei non più dare persone così, che vengono utilizzate... Per fare fotocopie, eccetera, ma vogliamo offrire dei progetti. Sempre noi stiamo creando uno per i giudici di pace e chiaramente stiamo parlando di progetti che dobbiamo fare in modo laterale. Eh, rispetto al mondo della giustizia perché laddove si tratta di andare a mettere mano nei dati ovviamente dovremmo metterci alle, a, alla porta bussare aspettare che ci aprano che ci rispondano eccetera eccetera è molto difficile ehm, ci eh, dobbiamo per, provare ma, ma per esempio eh, due, due anni fa il consiglio nazionale forense e il consiglio superiore della magistratura Ehm, sottoscrissero una, un accordo che riguardava la struttura degli atti, eh, sì. perché ri, ricordiamoci c'è stata tutta la polemica sulla prolissità degli atti sì, giudiziari, sì, eccetera. È che, sulla sintesi. Sulla sintesi, cosa, sì, sì. Eh, un, un argomento che io non ho mai amato perché secondo me era mal posto: il Ma. problema non è la lunghezza degli atti, il problema è la struttura logica degli atti. Perché, se la questione è complessa, ci sono atti di 50 pagine che si leggono e si capiscono perfettamente e ci sono atti di 10 pagine dove tu non capisci l'avvocato dove vuole andare. Ma così vale anche per le sentenze, eh? non eh, distribuiamo equamente queste difficoltà e questi, e questi meriti. Ecco, eh, allora que, quella. Eh, quella convenzione che fu sottoscritta, alla quale io ho collaborato, che alla fine poi rifletteva quello che era il modello di sentenza che io avevo sperimentato alla prima civile e poi abbiamo collaborato con la Tavassi e, e via dicendo, quello era concepito nella logica di dire costruiamo dei modelli logici di sentenza che siano pronti a dialogare con una struttura di tipo informatico. Perché la prima cosa, ognuno di noi che ha avuto a che fare con un informatico, il primo rapporto è urticante perché noi siamo abituati alle nostre belle parole, eccetera. L'informatico ti fa due o tre di quelle domandine: sì, ma tu cosa vuoi dire? Dove vuoi andare? Quante alternative ci sono? E ti ha ucciso. Perché ha, diciamo, ha messo in luce la fragilità dell'impianto teorico? Perché le domande che fa l'informatico sono strettamente conseguenziali. Ecco. E quindi questo, questi sono, sono percorsi che andrebbero ripresi perché lì veramente c'è il, il seme del. Del futuro, secondo me. Però qui abbiamo già individuato no, del, dei temi che, eh, visto che per esempio l'informatizzazione del processo penale sta iniziando oggi, dei temi che possono essere attenzionati, no, eh, ci sono già sul, sul tavolo. Stiamo parlando di due argomenti diversi, perché come eh, diceva giustamente sì. prima Santa Sossa, una cosa è la Il digitalizzazione, processo. quindi i passi dalla, dalla carta al pdf no, e magari al documento un, nativo, alla struttura dell'atto. Eh, infatti, ma noi stiamo parlando adesso di un processo, quello penale, che oggi si sta esatto. aprendo al di esatto. Ma il guarda, oggi, si, oggi sta aprendo... ...di uploadare dei pdf o dei provvedimenti strutturati in un modo diverso, sempre ovviamente nel rispetto delle garanzie sì, del... Ecco. Io vorrei dire, vorrei dire una cosa su questo. Allora, eh, il penale è in ritardo per svariati motivi, io ho fatto cenno prima, però bisogna riconoscere che il penale rispetto al civile ha degli aspetti di complessità maggiori, anche per quanto riguarda gli apporti di intelligenza artificiale. Allora, mentre nel civile io sono tranquillo nel dire che la... Non c'è nessuna decisione presa su base di intelligenza artificiale vera e propria. Ecco, nel, nel penale la situazione è molto più complessa perché, per esempio, tutto il mondo delle indagini no? molto spesso viene fatto perché le nostre forze di polizia sono anche ben attrezzate sotto, sotto questo profilo, viene, viene fatto utilizzando delle tecnologie che sono esattamente di intelligenza artificiale, i, i cui risultati poi in un modo o nell'altro vengono versati nel, nel processo. Nel processo. Ecco. E allora, il, eh, quando si parla del mondo del penale, bisogna distinguere quella che è l'attività processuale in senso stretto, il dibattimento, per intenderci. E, e, e dintorni che somiglia in qualche modo anche al dibattimento civile. Noi una cosa divertente che facemmo con un vecchio presidente che è andato in pensione prima di me, ci mettiamo, passammo un pomeriggio a analizzare le sentenze penali e le sentenze civili e scoprimmo che non c'era nessuna differenza strutturale, no? erano identiche come struttura, i contenuti ovviamente erano diversi. Beh, però un'altra cosa è tutto quello che ruota intorno, tutto il momento dell'indagine dove vengono utilizzate tecnologie di questo genere e dove ci può, di di difesa, eh. ci può essere un problema di diritto di difesa, di accesso alla fonte della prova, di conoscenza, di possibilità. Qui, eh, bisognerebbe veramente aprire un cantiere diverso e a parte mentre eh, questo che sto diciamo proponendo proprio perché il processo penale tra virgolette come eh, procedura eh, diciamo eh, si apre oggi formalmente mettiamola così è evidente che le forze dell'ordine lavorano con sistemi molto raffinati Uh, di uh, nuove tecnologie. Questo è evidente. Quindi il fatto che il processo penale si apra oggi con l'esperienza diciamo già acquisita della telematica nel processo civile, ma con uno sguardo all'immediato futuro che è quello dell'intelligenza artificiale, secondo me si può sviluppare anche un senso critico adeguato al momento. Quindi la partecipazione di magistrati e avvocati in questo in questo contesto può essere molto rilevante. Guarda Claudio, io, lato, Meglio delle cose. Lato avvocati. Io credo che gli avvocati devono capire questo che ha appena detto il professor Santasuosso e, e, e regolarsi. Molti lo sanno perché la pratica glielo insegna, perché questo che ha, che ha detto lui c'è cioè che c'è un'applicazione nelle indagini anche di procedure automatizzate, anche con sconfinamenti quasi. Nell'intelligenza artificiale, questo qua noi lo vediamo facendo i processi e quindi è, è maggiormente eh, come dire, contraddittoria quella situazione in cui ti trovi ad essere l'avvocato penalista che passa per essere quello più analogico che invece si trova ad avere a che fare con situazioni più eh, appunto avanzate, non solo digitali ma anche di. Di, di, di intelligenza artificiale o, o, o giù di lì. E, e questo gli avvocati lo devono capire. Guardate che mh, appunto, siccome quotidianamente abbiamo a che fare per capire le piattaforme, eccetera, eccetera, noi vediamo un diverso approccio delle procure e degli uffici giudicanti. nel... Nel penale, un, un approccio molto, molto diverso. E per quanto riguarda le sentenze, quello che ha detto della struttura è un problema che non è solo, che non riguarda solo il digitale, perché è un problema che ci si sta ponendo da tempo anche nella struttura della sentenza. Per quanto riguarda l'impugnazione, Canzio è uno che ci ha provato anche con provvedimenti che sono stati osteggiati dall'avvocatura dall per quanto riguarda l'inammissibilità, ma ad esempio in Cassazione sotto questo profilo si, si, si esagera anche sì, sul profilo sì, dell'inammissibilità, però... proprio su come deve essere scritto il ricorso, che tante volte è scritto in un certo modo perché la sentenza è scritta in un certo modo, eccetera, eccetera. E a riguardo, e torno diciamo alla, alla provocazione del libro, perché in realtà eh, ehm, Amedeo racconta tantissime cose, però butta anche tanti sassi nello stagno, anche come già magistrato, perché affronta un tema che quando io ho letto sono saltata un po' sulla sedia e gli ho scritto immediatamente un messaggio: quello della motivazione. Perché, Amedeo, è una provocazione la tua? a che fare con la spiegabilità assoluta del ragionamento del giudice e quindi cosa in teoria si potrebbe, non dico delegare, ma invito Amedeo a spiegare puntualmente questo passaggio, ma come il giudice potrebbe lavorare con una intelligenza artificiale a fianco. Questo è... <ride> È una questione un po' complessa, però poi siamo tutti del mestiere e quindi si può eh, capire facilmente. Cioè, quando ci si preoccupa dell'utilizzo di eh, tecnologie di intelligenza artificiale, si dice, beh, ma eh, se hai usato un sistema automatico eh, eh, e la soluzione è venuta fuori dalla macchina, come si usa a dire, a, a quel punto eh, eh, può essere adottata quella soluzione per la decisione. Ma io dico sì e no. Allora, bisogna ritornare per un attimo, velocissimamente, alle varie teorie esistenti della che cos'è la motivazione. No? E ce ne sono mille sfumature diverse, però poi, fondamentalmente, eh, c'è da un lato un'idea eh, del fatto che la motivazione debba spiegare come il percorso attraverso il quale si è arrivati a una certa soluzione. Un'altra eh, prospettiva dice che no, la, uh, la motivazione de deve essere una, uh, un elaborato che abbia una sua coerenza e una sua consistenza giuridica. Un'altra eh, dice, un altro orientamento dice, ma la, la motivazione è una spiegazione a posteriori, cioè il giudice prima decide e poi, e poi motiva. Okay. allora quello che di fatto eh, accade cioè, è che il. Le prime due teorie sono un po' superate per, per la verità, perché ormai si è affermato anche in dottrina, la giurisprudenza e la Cassazione: insomma, il, il giudice deve rispondere alle questioni sollevate, sollevate dalle parti. Questo è il compito della, principale della motivazione, poi il. Come il giudice sia arrivato a quella soluzione combinando gli elementi portati dalle, eh, dalle parti è, è, una questione, è una questione abbastanza diversa. Allora, nel processo penale è la regola che prima c'è la lettura del dispositivo e poi viene depositata dopo X tempo la motivazione, ma è così anche nel processo del lavoro. E così anche nelle cause di impugnazione dei provvedimenti consumo della Banca d'Italia e in tutti i riti nei quali si, si utilizza il modello del processo del lavoro o del, o del processo penale. E quindi diciamo che istituzionalmente è previsto che la motivazione sia una spiegazione a posteriori. Allora, eh, ci sono state, ricordo qualche anno fa, eh, l'ex presidente dell'ordine in, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario eh, denunciò il fatto che non sempre venivano fatte in appello le, le Camere di, eh, di Consiglio e noi avevamo una bella discussione anche all'interno in una riunione dei presidenti eh, in cui, vabbè, a parte qualcuno che sottovalutava il, il problema eh, ma la, la cosa i, importante è quella di rendersi conto che c'è un contesto della ricerca della soluzione che è magmatico cioè quando il, il giudice fa il, il primo studio della causa si fa, si fa una certa idea immagina di seguire un certo percorso poi a un certo punto nella discussione, eh, discussione degli avvocati che è sempre estremamente importante, ma la discussione anche in Camera di Consiglio, dove può venire fuori anche il collega che si trova a passare e dice, eh, cioè, ah, sì sì, ma io ho avuto un'altra causa così, ho deciso in questo modo. Magari mh, non è una cosa esatta, però è uno spunto che arriva. Ci può essere un giovane assistente che ha fatto una ricerca e, e magari non l'ha fatta bene. No? E allora ci si, ci si incammina per una strada, poi a un certo punto ci si rende conto che bisogna tornare indietro, poi si riprende il percorso e, e via dicendo. Ecco, questo Andirivieni non viene e non deve, e giustamente non è spiegato nelle sentenze. Cioè la sentenza, la motivazione è un atto di responsabilità sociale dove si prende posizione su un, sulla questione che è stata portata da, davanti al giudice. Ma questo significa principalmente rispondere alle questioni che sono state versate nel, nel giudizio e, e poi... Eh, io una battuta che faccio sempre, c'era un mio collega quando ero giudice del lavoro che aveva l'ossessione, cioè la collezione completa del Foro Italiano nella sua stanza e tutti andavamo ad attingere, invece di andare in biblioteca andavamo nella sua stanza. Prendevamo in prestito dei volumi del, eh, del repertorio del Foro Italiano e spesso li restituivamo, qualche volta no. E a un certo punto ci fu un volume sparito. No? Ecco, allora... Voi vi immaginate una ricerca fatta, siamo in epoca pre-digitale, questo è un ricordo quasi d'infanzia, ok, voi vi immaginate, quella è una ricerca fatta su tutta questa parete piena dei repertori, dove però ne mancava uno. Allora, anche l'accesso la, all'informazione giuridica e alla conoscenza giuridica è sempre parziale. È sempre parziale perché... Può accadere che ti hanno rubato un volume di una raccolta di giurisprudenza oppure in quel momento che stai facendo la ricerca digitale si blocca il computer per un qualche motivo. Ecc. Bisogna accettare questa accidentalità anche del percorso decisionale, che non vuol dire irresponsabilità, attenzione. Ci vuole la massima cura e la massima capacità di controllo delle fonti. Ecco, però c'è un tipo di logica che, eh, che nell'ambito di quelli che si interessano in intelligenza artificiale e diritto è molto eh, affermata e popolare, si chiama Defeasible logic, cioè è una logica che può eh, diciamo, portare a dei risultati provvisori che vengono smentiti e con, richiedono un riesame. La, la storiellina velocissima e eh, piccola è quella, se io dico tweet è un eh, uccello, Ok, allora io deduco che Tweet vola. Okay. Però se scopro che Tweet ha le ali, ma è un pinguino, e allora a quel punto tutto il ragionamento che ho fatto, che partire dal presupposto che Tweet potesse volare, se ne cade, perché ha ben le ali, però non vola il, il pinguino. Allora ecco che sei costretto a tornare indietro e a seguire un altro percorso di, di motivazione. Ecco, questo io mi autodefinisco un realista moderato, no? nel senso che accetto l'accidentalità dei, eh, dei percorsi decisionali. Attenzione, parliamo di percorsi decisionali di persone eh, pienamente responsabili, eh, scrupolose nel fare il loro lavoro, eccetera. Non parliamo di lavoro fatto a casaccio, il lavoro fatto bene. Ha queste componenti che vanno accettate. E allora, se il coacervo della, della, della fase di Discovery è fatta di tutte queste cose, anche magmatiche, in questo coacervo ci può stare anche un suggerimento che venga da un sistema di intelligenza artificiale. E eh, questo lo rilancio al presidente Nardo: se un magistrato avesse in questo coacervo magmatico di spunti per assumere una decisione, logicamente, come dire, giustificata in motivazione, attingesse anche a uno strumento di intelligenza artificiale? Io credo che questo è esattamente quello che succederà, ma perché succederà in tutti i processi, anche gli smart contract sono cose, io credo che ci saranno ed è anche quello che succede nelle indagini dei, di questi corpi di polizia, eh, questi corpi speciali. Cioè ci saranno delle parti che saranno automatizzate. Eh, quello che non succederà, io credo, che non dovrebbe succedere, però io penso che proprio non succederà, è che tutto il procedimento dall'inizio alla fine sia completamente automatizzato. Questo non credo. Ma pensare di non inserire delle parti automatizzate come, non si, come si inseriranno... All'interno dei contratti, come si inseriranno in tutto ciò che è procedure, eh, francamente, è andare contro eh, la, la natura delle cose. Insomma. Se posso aggiungere una piccola cosa su, su questo, quando si è cominciato a usare la, la genetica e l'analisi del DNA nelle indagini penali, e a un certo punto ci si è posti dei, dei problemi eh, analoghi in, in qualche modo. E però lì che, qual è la realtà eh, attuale? Salvo casi clamorosissimi lasciamo perdere, eccetera. Cioè, queste tecnologie vengono utilizzate, poi il buon investigatore, quello che conduce le, le indagini, eccetera, parte da quello spunto di tipo biologico, no? di, di tipo scientifico, e, e cerca di... Arricchirlo di elementi che possano confermare quella, quella ipotesi. E quindi il risultato finale, quello che viene portato nel contraddittorio, nel dibattimento, e quindi anche nel dialogo con la difesa, è qualcosa di composito che poi il giudice proverà a comporre in un modo che ritiene adeguato. La stessa cosa è accaduta e sta accadendo con le neuroscienze, per esempio. No? che a un certo punto, ah, allora ci sono le neuroscienze e quindi nessuno è più colpevole perché è colpevole eh, il cervello. In realtà anche nei casi più clamorosi che ci sono stati, eh, il, gli accertamenti peritali sono stati fatti con tecniche neuroscientifiche ma i, insieme alle tecniche tradizionali dove si confermavano reciprocamente. Comunque ecco. in ogni caso l'immissione diciamo, di nuove tecnologie nelle procedure... Della giustizia nelle procedure eh, volte alla diciamo mh, anche alla decisione sulla colpevolezza o l'innocenza eh, di una persona, eh, credo che interpellino anche molto eh, una responsabilità e una preparazione aumentata per gli operatori di giustizia. Allora, io su questo direi: gli eh, avvocati e i magistrati eh, ecco. penso. Allora, se, secondo me eh, l'alternativa, eh, coltiviamo gli apporti umani alla giustizia e cerchiamo di stare alla larga dalle macchine, è una prospettiva perdente e, e, e miope. La realtà attuale è una realtà di cooperazione che bisogna riuscire a coltivare. Prendiamo l'esempio dei robot nell'industria. I robot nell'industria fino a pochissimi anni fa venivano confinati in reparti dove non si poteva accedere e questa è una storia che ora non... però è così. Ora invece negli ultimi anni sì, il, il modello è completamente cambiato, è l'interazione uomo-macchina. Io mi ricordo in una situazione sperimentale eh, vicino a Parigi fui, fui capace di sollevare una barra d'acciaio che pesava non so quante tonnellate e io sollevavo come se sollevassi una valigia. Cioè c'era tutto un sistema che eh, consentiva diciamo, questa moltiplicazione di forza. Allora, il, per imparare a eh, convivere con le macchine, governare i loro risultati senza perdere umanità, bisogna cambiare atteggiamento mentale. Cioè è un problema. Eh, noi l'ultimo corso internazionale che abbiamo fatto, anche grazie all'aiuto dell'Ordine dell degli Avvocati di Milano, a Favia, giusto prima del lockdown, febbraio 2020, ricordi eh, Claudia c'eri anche tu, l'avamo intitolato, intitolato Changing Your Mindset, cambiare il proprio atteggiamento mentale. Questo non significa accettare tutto quello che c'è di nuovo, ma eh, metabolizzarlo, metà, conoscerlo in primo luogo, senza demonizzarlo. Io leggo degli articoli scritti da illustri penalisti talora illustri, talora meno illustri, che continuano a portare come esempio il caso Compass del, negli Stati Uniti, riferendolo in modo totalmente inesatto. Io ora non so, vedo 17.04, credo che siamo fuori tempo massimo e quindi io mi, mi fermerei qui. No, infatti siamo, diciamo, abbiamo consumato il tempo a disposizione. Presidente, vuole salutare lei o se... Ci sono domande che vogliono essere poste seppur con grande sintesi e velocità, dato. Ma sentiamo se ci sono domande. Io non ho preso la chat. Se qualcuno ha qualche domanda, altrimenti diciamo, provo una sintesi, poi vi lascio ai saluti. Beh, direi che eh, abbiamo convenuto che è importante aprire il mondo della giustizia a immissioni del mondo universitario, della ricerca, del confronto interdisciplinare, che bisogna un po' anche sporcarsi le mani per capire cosa può essere fatto e cosa invece deve essere assolutamente, ehm, diciamo, escluso. Forse bisognerebbe lavorare con più attenzione al documento giuridico. Adesso, questo progetto sui modelli di atti, vediamo eh, a cosa porterà. E poi, sempre ov ovviamente, guardare con, come dire, speranza al futuro. Presidente, vuole, volete. No, io, io voglio dire soltanto che credo che alla fine abbiamo anche centrato un argomento eh, fondamentale, e cioè quello che non bisogna né esaltare né demonizzare. Perché appunto giustamente Santa Suosa ha fatto l'esempio della prova scientifica, è un'esperienza che abbiamo vissuto, sembrava quasi prima che il DNA chiudesse qualsiasi questione per poi invece arrivare a quelli che dicono che il DNA non c'entra niente, in realtà il DNA è una cosa che si pesa insieme all'altra e lo stesso sarà secondo me per l'intelligenza artificiale quello che possiamo fare noi ma quando dico noi dico noi avvocati noi magistrati noi che stiamo all'ordine o dovunque stiamo è sempre sperimentare qualcosa e noi ho parlato del consiglio dell'ordine l'ordine è un ufficio è una piccola azienda con 40 dipendenti stiamo cercando di affrontare queste procedure senza pensando alla blockchain ma poi sapendo che è esagerata eccetera però solo se ci abituiamo nella vita in ogni fase della nostra vita a eh, confrontarci con le, le tecnologie in maniera sana poi saremo abituati anche, anche a confrontarci con la tecnologia in relazione alle nostre decisioni che consideriamo sacre è frutto dell'ingegno e quindi intoccabile, in realtà hanno una loro procedura anche quelle eh, facciamoci salutare dal professor santosso direi allora un, un saluto intanto è stato veramente piacevole questo questo incontro e m, mi ha fatto pe pensare molto io aggiungerei una cosa di questo genere e il quando noi parliamo di giudici, avvocati, ministeri, eccetera, noi pensiamo a strutture sociali che sono state create, si sono consolidate nei secoli passati. E quindi è giusto, prima cosa c'è una grandissima sfida che è una sfida di formazione. Cioè, l'unica garanzia che noi abbiamo contro la disumanità è la cultura e quindi l'informazione eh, delle cose. Dall'altro lato, e contemporaneamente, bisogna tener conto che l'esperienza globale della giustizia è in espansione. E in espansione e questo significa che c'è una parte di giustizia che viene risolta fuori dalle aule di giustizia, no? Possono essere gli avvocati che la risolvono in un certo modo cioè è cambiata negli anni anche la visione dell'arbitrato e, e via dicendo, ma ci possono essere anche soluzioni di micro controversie che traggano vantaggio da sistemi totalmente automatizzati, senza bisogno di ricorrere a eh, forme tradizionali di, eh, di giustizia. Per cui bisogna, secondo me, allargare lo sguardo, io dico... Anche se ora è un momento in cui la globalizzazione non va più di moda, però di fatto stanno litigando Stati Uniti e Cina sul 5G. Ma cosa se ne fanno del 5G all'interno dei singoli stati? È una guerra di potere enorme, però il 5G parte dal presupposto che siamo tutti connessi a una velocità straordinaria. E quindi ecco. Questo significa più connessioni, significa più contatti, significa più possibilità di, di affari, ma quindi anche più possibilità che ci siano dei conflitti, no? come, come è normale. E allora in questa grande espansione di connessioni sociali ci sta anche una espansione dell'esperienza giuridica che oltre a quella che noi conosciamo e che coltiviamo eh, giustamente può comprendere anche altre forme che siano eh, diciamo di impianto e storia diversa, ma questo magari è un altro capitolo per un altro Allora, io volevo ringraziare il presidente dell'Ordine di Milano, il professor Santo tutti coloro che sono intervenuti che alla fine siamo stati in 192, sono ancora tutti presenti e ho letto nella chat Devo dire tanti ringraziamenti per, gli inter... ringraziamenti per gli spunti interessanti che avete saputo dare, con la richiesta però, Presidente, di farne altri di eventi. Eh, ma eh, certo. nuove tecnologie. Ho letto, ho letto la chat, riporto quello che ho letto. No, sì, ho letto anch'io, ma aspettiamo che scriva altri libri. Il professor Sant'Assoz, ma li faremo anche prima. Ricordiamo, vabbè. <ride> non mi sono ancora meccanizzato nei meccanismi <ride> di produzione. Comunque vi ringrazio tantissimo, grazie Vinicio dell'ottima accoglienza e del fatto che hai dedicato un'ora del tuo tempo a... No, tu ben spesa, visto. ben spesa. Grazie anche a tutti quelli che sono stati, per... questo è il nostro futuro e quindi ci dobbiamo dedicare attenzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao.